Qual è il ricordo di questo cardinale? È un ricordo di una persona mitissima, dolcissima, piena di gentilezza, di cortesia e di benevolenza, soprattutto per i suoi concittadini canavesani. Abbiamo abitato per un certo periodo nel medesimo palazzo, perché io ero lì a Piazza Città Leonina, dove abitava lui, e mi invitava diverse volte a pranzo, lo dirò anche stasera nel mio ricordo, specialmente quando riceveva dall'America Latina Patos de Patagonia, tanto per fare un esempio della sua familiarità. Avete in comune l'amore per il canavese, che non avete mai dimenticato entrambi. Dimenticato, lui era affezionatissimo naturalmente a Ie, e io sono affezionato alle terre di Romano, di Ivrea. D'altra parte siamo radicati, io credo che la gente del canavese ci ha dato anche queste virtù della nostra gente, no? La capacità anche di sapere sdrammatizzare le tensioni e di avere una buona relazione umana con tutti, e in lui questo è stato una qualità speciale, l'avere nel DNA. Lui è stato maestro nell'arte della diplomazia, ma proprio nell'arte delle relazioni umane, e credo che questo sia un insegnamento per tutti, per smontare anche delle relazioni interfamiliari nelle nostre, poi non parliamo, nelle relazioni sociali, smontare anche certe radici di violenza o di rancore, e vivere nella pace e nella fraternità e nella solidarietà. Un grande prelato che girava il mondo, ma che era molto attaccato alla sua famiglia. Era legato alla famiglia, ma aveva delle e sentiva delle profonde radici per Aglie, per tutto il canavese, e lui riusciva con grande semplicità, no, a intrecciare questi sentimenti che potrebbero sembrare contrastanti. C'è un'universalità, no, verso il resto del mondo, ma allo stesso tempo un legame molto forte per la sua terra, per le persone di Aglie, per le persone del canavese che conosceva. Io mi ricordo che lo portavo spesso, quando veniva in estate ad Aglie, a fare delle gite. I posti erano sempre i soliti, Belmonte, Viverone, e andava a fare queste gite insieme a due sacerdoti che voglio ricordare. Uno era il prevosto di Vialfrè, un piccolo paese che oggi non ha neanche più il parroco e che si chiamava Don Mario Borgialli, e l'altro era il parroco di Torre Canavese, il parroco poeta Leandro Cima. E lui con questi due vecchi amici girava mezzo canavese, si divertiva così, si divertiva, forse una parola un po' grossa, però si rilassava in questo modo. Un libro per ricordare il cardinale Furno, ma ricordare chi? L'amico, il diplomatico, il sacerdote, perché è stato un po' tutto questo Furno. Ma sì, indubbiamente la sintesi l'hai fatta tu. Il personaggio era importante per Aglie, ma soprattutto per la Chiesa e per quello che ha fatto nel mondo della diplomazia per la Santa Sede. L'amico sicuramente dall'età di 6 anni che lo conoscevo, e quindi sommando tutte le cose mi sentivo in dovere di portare al paese un'opera che lo ricordasse nel tempo. Un'opera per la quale avete fatto comunque una ricerca rigorosa. Quello che viene fuori da questi documenti è un personaggio di grande peso, ma anche di estrema umiltà. Sì, la ricerca è stata notevole, dobbiamo ringraziare la diocesi che ci ha messo a disposizione l'archivio personale del Cardinal Furno, da cui sono emerse tante immagini e tanti scritti importanti. Io ero alla ricerca perché sapevo che esistevano, proprio per una confidenza del cardinale, sapevo che esistevano queste fotografie, e non è stato facile trovarle, ma fortunatamente sono venute alla luce, e penso che questa missione che lui è riuscito a realizzare su incarico di Giovanni Paolo II
ha portato quello che è stato il primo viaggio di Giovanni Paolo II, ma soprattutto quello che è stata l'apertura della Chiesa verso Cuba e di Cuba verso la Chiesa. Quindi è una ricerca notevole e che è durata nel tempo e diciamo, penso che anche la veste tipografica abbia dato un po' ragione a tutti questi studi e queste ricerche. Ecco.